Bentornati in un altro race vlog, o meglio il primo di quest'anno, non ne ho fatti tanti. Questa è una serie dove vi mostro un po' quello che succede durante un weekend di gara, qualche piccolo aneddoto, qualche tips sulla guida, tips sulle linee, ma soprattutto vi racconto come va il mio weekend di gara. Mi trovo a Verbier per l'ultima tappa di AXS Rompiendone il Cap, cioè il circuito europeo per eccellenza, direi il secondo circuito più importante dopo quello di Coppa del Mondo. Mi trovo su una cabinovia, telecabina o vetto minuscolo, uno dei più piccoli in cui sia mai stato. Questo è l'impianto che ci porta dalla zona paddock in Verbier, dove ci sarà l'arrivo della gara, e poi ne prenderò un'altra per andare a fare il track walk. Quindi iscrivetevi al canale, mettete un like e vi mostro un po' com'è la pista. Yo! I need to know everything, who and the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me. Ok, la partenza è dietro di me, poi c'è già una linea abbastanza tosta, si può fare la chicken line qua in basso, ma poi si arriva molto chiusi per questa curva qua. Altrimenti c'è da doppiare da quel tronco fino a qua, dove c'è la terra. Non è grossissimo, sono un po' di pietre proprio dove dobbiamo ollare, però il fatto è che è appena partiti, quindi siamo ancora un po' freddi, non abbiamo ancora dimestichezza con la bici, però interessante. Dopo qualche curva un po' stile backpack arriviamo a questa prima pietraia, davvero impegnativa. C'è una linea che in realtà doppia da qua fino a laggiù. Il problema è che adesso che è viscida, perché ha piovuto tutta la notte, non è facile doppiare senza problemi. Dopo si prosegue con altre pietre e poi una bella destra. Come vedete l'atterraggio è molto molto stretto, bisogna essere precisissimi. La cosa positiva è che sta uscendo proprio adesso il sole, quindi dovrebbe asciugare il tutto abbastanza velocemente. Quindi finger crossed e vediamo un po' com'è il resto della pista. Dopo la pietraia c'è questa destra e qua c'è una cosa che si può provare. Il sentiero va lì un po' più verso destra, c'è una grande pietra che bisogna passare o a destra o a sinistra prima della prossima curva. Però si può provare a passare qua sopra l'erba. È un po' più on the edge, quindi non è facilissimo starci, però si può provare, perché se poi si resta a sinistra di questa pietra che vi dicevo e si entra nella destra molto più veloci, ma soprattutto già allargati per poi anticipare la sinistra dopo, che è importantissima. Questa curva infatti è importantissima per poi un lungo rettilineo che abbiamo e uno step up. Dopo lo step up so che c'è ancora un pezzo in piano, quindi tutta la velocità che si ha qua in uscita di curva la si porta per un bel po' di secondi. Se avete già visto delle altre analisi di gara o sentieri fatti a ritmo gara che ho fatto, ve ne lascio uno qua sopra nelle schede, sapete anche che è molto molto importante avere velocità in uscita da certe curve. Vi ho spiegato in alcuni video appunto che certe curve hanno poi dei piani dopo, oppure dei punti dove non riusciamo a guadagnare velocità in alcun modo, né pedalando né grazie al ripido. Quindi tutta la velocità che si ha in una certa curva la si porta per tanto tempo, e quindi queste piccole cose fanno la differenza poi nel tempo totale. Ok, qui c'è il primo dei passaggi un po' più tecnici, ce ne sono un paio qua in questa zona. Si arriva da questa curva a sinistra, abbastanza bella, abbastanza veloce, e poi ci troviamo davanti praticamente questa enorme contropendenza fatta però su due livelli, non so come spiegarlo. La linea semplice passa giù di qua, ma si arriva molto chiusi nella curva, mentre per prendere l'anticipo alto bisogna praticamente doppiare, saranno anche qua 2,5 metri, 3, con un buco veramente profondo in mezzo, e atterrare precisamente là in circa 40 cm di spazio, forse meno. E non è proprio semplicissimo, perché anche lo stacco un po' in contropendenza su una pietra, si arriva appena dopo una curva, però di sicuro questa è la linea più veloce per poi fare la curva a destra anticipando. Shout out to Verbier Bike Park, perché qua hanno fatto un lavoro esagerato. Questo piccolo doppietto ci mette in questa sponda fresca fresca enorme, si vede che hanno fatto del lavoro per fare questa gara, quindi sempre bello quando le location, gli organizzatori ci tengono a far sì che venga una gara da paura. Un tratto un po' strano di questa pista è proprio questa sezione, molto stretta, molto diversa da tutto il resto della pista, e in salita. Si arriva da una curvetta molto stretta, si passa tra questi due alberi, tra questi due, e poi qua c'è della salita.
in mezzo a tutte queste pietre bisogna cercare di trovare un po' un ritmo. Questa sarà una delle parti che guarderò bene durante le prove, perché poi abbiamo ancora un pezzetto di piano e un altro pezzo in discesa, dove tutta la velocità che guadagniamo qua ci servirà per dopo. Tutto questo tratto, come vedete, è un po' in piano e mai liscio, pieno di radici e pietre, quindi molto molto importante, spesso sottovalutato. E poi si arriva qua a una pietraia abbastanza sketchy. Laggiù c'è uno step up killer, perché praticamente l'atterraggio si suppone sia questo, ma è pieno di pietre e radici, quindi la pista scendendo è un po' cambiata, è più nel bosco, più radici, soprattutto adesso questa mattina sono molto viscide, il sole non è ancora entrato qua nel bosco, quindi su, come abbiamo visto, sta asciugando, qua sotto invece non ancora. Questo, diciamo, che è il rock garden principale, quello un po' più difficile. Qua è tutto scivoloso, le linee sono veramente difficili da capire al momento perché non si sa quanto scivola. Comunque ci sono un po' di linee, una un po' più safe, ma secondo me è anche bella veloce qua in basso a destra, e poi si sposta verso il centro, verso la S finale. Un'altra è doppiare da qui a lassù, che mi dicevano che una volta era redditizia, adesso non saprei sinceramente. Sì, si evitano un paio di buche, però sempre tosta. Vedremo poi, provando. La definitiva qua ve la lascio più tardi. Ok, track walk finita, la pista è tanta roba, l'unica incognita è un po' il terreno e soprattutto le pietre, quanto sono viscide, e le radici. Vediamo un attimo adesso, con una grandissima scomodità andiamo fin giù dove abbiamo il paddock, pranzo veloce, poi iniziamo a girare. Yo!
che c'è la bandiera, perché non so cosa fa. Arriva? Se vuoi, sì. Primo giorno di prove finito, è andato direi bene, l'abbiamo preso un po' tranquilla sia io che Gianluca. Abbiamo provato diverse linee, appunto il focus della giornata di oggi era provare un po' tutte le linee, i piccoli sgheppi, doppietti, salti delle rocce che ci sono, e ce ne sono davvero tanti. La cosa positiva è che la pista ha asciugato tantissimo col sole, con un po' di vento che c'era in cima, ha asciugato veramente tanto e le condizioni erano perfette. È una gran pista, è molto molto divertente, infatti non vedo l'ora di girare domani. Bisogna accelerare ancora un po' in alcuni punti secondo me, però overall una bella giornata. Eccoci qui, secondo giorno di prove e anche giorno di qualifica. Vi ricordo che i top 30 entrano poi in una super finale, che è praticamente una finale più prestigiosa. Tutti gli altri comunque faranno la gara, quindi non è come Coppa del Mondo che chi non si qualifica non fa poi la gara. E volevo parlarvi un attimo di selle, un componente che spesso non viene trattato nelle bici di discesa perché si dice che si sta sempre in piedi, no? Però in realtà si usa parecchio la sella, la si usa per gestire la bici, l'inclinazione, per sapere quanto e dove si è centrati sulla bici, se siamo troppo avanti, troppo indietro, quanto siamo indietro. E oggi vi volevo parlare di Prologo, perché sono appena uscite le selle della nuova collezione Proxim, sono una figata, a parte essere bellissime esteticamente, sono anche molto molto comode. Ci sono di due larghezze principalmente, 145 e 135 mm. È un po' tutta la stagione che le uso. Prima avevo la 145 che credevo fosse un po' troppo larga, ma in realtà andava abbastanza bene, mentre invece adesso mi è arrivata la 135, questa qua, e direi che fa paura. Abbiamo qui il campione Francesco Colombo, cerchiamo di stargli dietro. Wow! Oh, che fatica, raga! Thank you.
Bene ragazzi, qualifiche andate, 19esimo tempo, non male, volevo semplicemente portarla giù ed entrare in super finale, che non so come mai nelle ultime gare di XS che ho fatto negli ultimi 2 anni mi è sempre mancata la super finale. Quindi obiettivo centrato, domani dobbiamo soltanto aprire un po' di più il gas, ma qualche secondo da togliere ce l'ho ancora, quindi sono contento di come ho girato oggi, mi sono sentito bene, linee giuste, la bici si comporta molto bene, quindi niente, domani c'è soltanto da aprire un po' il gas. Prima di andare avanti, solite ma fondamentali raccomandazioni, come dice un altro canale di Formula 1 italiano. Mi raccomando, iscrivetevi al canale perché mi serve il vostro supporto. Ci sono ancora un sacco di persone che guardano i miei video e non sono ancora iscritte. E soprattutto, se vi piace questo tipo di video, mettete like e condividetelo il più possibile, così da crescere tutti insieme. Pausa pubblicità finita, ci vediamo domani. Buongiorno, giornata di gara oggi. Che cosa c'è di meglio per un buon riscaldamento su questo piccolo freeride che ci porta alla gara? Pap. Thank you.
presi dall'euforia di una bellissima gara, mi sono dimenticato di fare le conclusioni. Quindi, eccoci qui alla fine di un fantastico weekend. La pista di Verbier era una tra le più belle della stagione, di sicuro, una delle mie preferite. La gara anche è stata forse una delle mie gare migliori di questo 2023. Chiudo in 14ª posizione assoluta, prendo anche qualche punto CI, molto vicino alla top 10, soltanto un secondo, e a 6 secondi dal secondo posto. Vince Phil Atwill con un tempo esagerato, però io sono molto contento di come è andato il weekend, di come ho gestito la gara, quindi weekend super positivo. Mi raccomando, iscrivetevi, mettete like, guardate il sito Prologo per tutte le nuove selle e noi ci vediamo in un prossimo video. Yo!